Giornata ecologica dal titolo Difendiamo e puliamo il nostro territorio. L'obiettivo è promuovere la sensibilizzazione sui temi ambientali e la tutela del patrimonio naturale. Una passeggiata tra i sentieri dei boschi di Montefusco per ripulirli. Soddisfatto il sindaco Gnerre. Allora, la prima giornata ecologica della nuova amministrazione Gnerri a Montefusco. Di cosa si tratta? È una lodevole iniziativa perché noi anche nel nostro programma preelettorale abbiamo impostato il programma sulla qualità dell'ambiente e abbiamo la possibilità di mettere su una pulizia totale attraverso la collaborazione di giovani e di istituzioni provinciali della nostra macchia che si chiama SURTE e quindi lo facciamo ben volentieri. Ho capito. Quali sono le associazioni che partecipano a questa iniziativa? La FAI, il WWF, ci sono altre associazioni locali, sono tutte interessate affinché l'obiettivo, il principale, sia quello di rimettere in bonus quelle che sono le deturpazioni del nostro territorio. Benissimo. Abbiamo letto che dopo le pulizie delle selvi, quindi dopo il lavoro, ci sarà una festa, quindi un simposio con quelli che hanno partecipato. Beh, questo è un momento di convivialità per chiudere la giornata dopo le fatiche, credo che siano tante, per portare fuori tutte quelle che sono i rifiuti accatastati e portati, anche quelli ingombranti, nel nostro territorio. Un'iniziativa importante e utile, di questo è convinto anche il capo delegazione del FAI di Avellino, il dottor Troncone. Ho trovato un ambiente meraviglioso dal punto di vista naturalistico. I ragazzi con una volontà e una energia spettacolare amano questa terra e il loro territorio e si sono sostenuti. Quindi andrebbero rifatte queste giornate. Assolutamente sì, perché il problema, a mio giudizio, non è solo di pulire, ma soprattutto di dare dimostrazione di un'azione che poi deve essere anche educativa. Un segnale forte arriva anche dal Corpo Forestale di Avellino con la presenza dei sovrintendenti Giuseppe Buonopane ed Ernesto D'Ambrosio. Determinante anche il contributo del WWF. Bellissima iniziativa, anche se noi ci occupiamo più della vigilanza, però è stata una bellissima esperienza.